Buon pomeriggio, salve a tutti, grazie per esservi collegati con noi per questo evento intitolato Nuovi attori e nuovi capitali per lo sviluppo del territorio, organizzato dalla Fondazione Sussidiarietà. Ci troviamo virtualmente a Siracusa. Alcuni, molti di noi sono effettivamente in Sicilia e questo nostro evento sarà occasione per presentare il rapporto Sussidiarietà e Finanza Sostenibile a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, che arriva in un momento storico particolare. Oggi viviamo una crisi senza precedenti che ci obbliga a ripensare approcci e modelli nuovi per la tenuta del nostro sistema economico e finanziario. In questo senso urge la necessità di un cambio di mentalità. Quale approccio più giusto di un approccio sussidiario orientato al bene comune per raggiungere questo scopo? L'Unione Europea in questo senso ha attivato una serie di misure di sostegno e opportunità che vanno comprese e valorizzate, non solamente in una logica emergenziale, ma anche di prospettiva per il futuro. Ecco allora il senso, uno dei sensi, li scopriremo insieme, di questo lavoro che viene oggi presentato, un rapporto di tipo conoscitivo, appunto per meglio comprendere e approfondire i meccanismi attraverso i quali sia possibile procedere verso un modello di finanza sostenibile e sussidiaria. Però appunto questo evento, che si intitola Nuovi attori e nuovi capitali per lo sviluppo del territorio, avrà anche degli altri momenti. Si inserisce in un contesto più ampio, che è appunto quello del territorio, territorio che qui sarà rappresentato da alcuni dei suoi più importanti referenti, sia dal mondo delle istituzioni che quello associativo e così via. E quindi la conferenza, dopo la presentazione del report, proseguirà con una tavola rotonda con altri ospiti importanti. E vi suggeriamo, ecco, di rimanere collegati fino alla fine, perché sarà molto interessante. Io non rubo ulteriore tempo ai nostri ospiti, perché abbiamo un parterre molto nutrito, per cui cederei subito la parola a Giovanni Grasso, presidente della Fondazione di Comunità Val di Noto, per un breve intervento introduttivo. Sì, buon pomeriggio. Io sottraggo solo pochi minuti ai nostri illustri relatori per introdurre non tanto il tema quanto le ragioni e la genesi di questo webinar. Tutto nasce dal fortunato incontro tra il Comune di Siracusa, la Fondazione per la Sussidiarietà e la Fondazione di Comunità Val di Noto. Il Comune di Siracusa, con il suo assessore Rita Gentile, sempre attento a intercettare nuove idee, nuove opportunità di finanziamento per progetti di utilità sociale, specie in questo periodo di scarse risorse o nel quale le risorse non sono allocate nei capitoli che costituiscono priorità per il Comune. La Fondazione per la Sussidiarietà, che è da anni impegnata ad approfondire le mille forme della sussidiarietà, proponendo oggi una piattaforma in grado di produrre e promuovere innovazione nei territori urbani. E la Fondazione di Comunità Val di Noto, che è giunta al suo sesto anno di attività, e nonostante, mi permetto di dire, ragguardevoli traguardi raggiunti, sia in quanto a patrimonializzazione, sia in quanto a somme spese per progetti sociali sul territorio, siamo oltre 3 milioni e mezzo di euro, ritiene di essere appena all'inizio del suo percorso. Le fondazioni di comunità, si sa, sono progetti a lungo termine destinati a crescere in termini di capacità di incidere sul proprio territorio nel corso degli anni. E proprio per questo il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha ritenuto opportuno interrogarsi in questo frangente su quale possa essere il suo futuro, quale linee d'azione siano più congrue alle dimensioni raggiunte, quali nuove iniziative può mettere in campo per massimizzare il suo impatto sulla comunità. E ha cominciato quindi a guardarsi attorno, anche, mi piace dirlo, grazie al prezioso e costante sostegno di Assifero, ricercando nuove alleanze, nuove conoscenze, nuove capacità e partecipando a nuove riflessioni sul ruolo che le fondazioni possono avere e quali strumenti hanno per operare. Ecco, la ragione dell'incontro tra queste realtà è da trovarsi, come ha detto giustamente il nostro moderatore, nel fatto che la Fondazione per la Sussidiarietà, con il report annuale 2019-2020, si è focalizzata sulla finanza sostenibile e ha svolto alcune riflessioni di estrema attualità e di estremo interesse che abbiamo ritenuto dovessero essere sottolineate e condivise con il territorio, perché potessero diventare l'inizio di una riflessione a livello locale su alcune azioni che si possono trarre dal lavoro svolto dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Tra le tante suggestioni, tutte molto interessanti, contenute nel report, due sono quelle che a mio parere meritano particolare attenzione. Da un lato ci si è chiesti se il terzo settore, ancora più specificatamente quella parte del terzo settore
incarnato dalle fondazioni bancarie, da enti come Fondazione con il Sud, dalle fondazioni di comunità già solide, che hanno dato prova negli ultimi anni di estrema solidità, estrema efficacia, estrema organizzazione, possono essere usate dallo Stato quale terminale per un certo tipo di spesa pubblica. Questi enti che istituzionalmente gestiscono già patrimoni e già una parte di fondi pubblici, per attivare processi nel territorio, sono decisamente più vicini alla comunità, ne colgono meglio le necessità, sono più versatili e hanno l'esperienza per trovare le soluzioni migliori per le diverse esigenze di ciascun territorio. Hanno poi una capacità organizzativa puntuale che evita sprechi e sono molto attente, ecco, sicuramente questa è la cosa che le caratterizza ancor più rispetto al pubblico, alla verifica delle reali efficacia delle misure che mettono in campo. Quindi quale strumento migliore per massimizzare l'efficacia della spesa pubblica in alcuni settori molto delicati, come quello di rivolgersi, utilizzare questi strumenti, soprattutto nell'era post-Covid. L'altro ragionamento che il report svolge in maniera molto interessante si sofferma sulla possibilità di impiegare parte delle risorse che sono allocate nei patrimoni delle fondazioni, dalle più grandi alle più piccole, per creare in sinergia con patrimoni privati e pubblici nuovi strumenti finanziari capaci a livello locale di riavviare il motore dell'economia ed essere strumento di resilienza, di avviare un significativo cambiamento dei processi economici e sociali. Quindi da presidente ho l'incubo di dover investire il mio patrimonio, perché non investire il patrimonio a una scala locale, cercando sia un minimo ritorno economico, come giusto che sia per una fondazione che ha un patrimonio da fare fruttare, ma anche e soprattutto di trasformare, di chiedere che questo ritorno economico sia un ritorno anche in termini di restituzione di infrastrutture, lavoro, occasione di sviluppo per l'area in cui svolgo la mia attività. E ciò è stato già fatto, il report riporta diverse esperienze di questo tipo che sono sicuramente degli esempi da seguire, dei modelli da studiare e da seguire. Ecco, quindi questa era l'idea dell'incontro. Come ha detto giustamente il moderatore, doveva essere un incontro deviso, doveva essere un incontro vecchia maniera, diciamo, e doveva essere seguito da un workshop mirato, ed è per questo che molte delle persone che sono collegate sono stakeholder del Siracusano. Perché l'idea originaria era quello di fare in modo che questo fosse un punto di partenza di un discorso per verificare se sul nostro territorio può essere avviato un progetto sperimentale condiviso che attui i principi che sono indicati nel report della Fondazione per la Sussidiarietà. Diciamo il modello, il modulo, il modo di lavorare cambia, ma di fatto le finalità sono le stesse, per cui, come giustamente è stato detto, nei prossimi giorni inviteremo tutti coloro i quali si conoscono collegati da Siracusa a partecipare a piccoli gruppi compatibilmente con le normative e i colori regionali, a dei piccoli workshop in cui coprogettare questa idea che noi abbiamo. Abbiamo già uno scheletro di progetto che abbiamo con Fondazione per la Sussidiarietà sviluppato e che si chiama Restart Sud, e intende quindi candidare il Comune di Siracusa con Fondazione per la Sussidiarietà e Fondazione della Comunità Val di Noto per la sperimentazione concreta di una soluzione che possa coniugare sostenibilità ambientale, sociale e innovazione. Ecco, io credo di avere presentato, spero bene, quello che andiamo ad ascoltare, e rimetto volentieri la parola. Bene, grazie per l'intervento conciso e pregnante, che sottolinea anche bene questi aspetti di cui abbiamo parlato. E io entrerei nel tema della presentazione del rapporto, e lo farei per l'appunto lanciando un video. Abbiamo una video infografica, siamo nell'era del visivo, e questo spiega molto bene, sintetizza molto bene già il lavoro che è stato fatto, da un primo tassello da cui partire per questo nostro pomeriggio di lavori. Riusciamo a condividere il video?
Un secondo solo. Il rapporto sussidiarietà e finanza sostenibile vede la luce nel contesto di una crisi senza precedenti nel passato recente, che mette a dura prova la tenuta dell'economia e della società a livello globale. L'Europa ha risposto all'emergenza in diversi modi. La BCE rende disponibili 3.000 miliardi di euro. La UE facilita l'uso dei fondi strutturali, attiva la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, decide aiuti ai paesi più colpiti. SURE, di sostegno all'occupazione, 100 miliardi di euro, linea di credito del MES, 240 miliardi di euro, e BEI, 200 miliardi di euro di garanzie per piccole e medie imprese, fino a un totale di 540 miliardi di euro. Il governo nazionale ha deliberato moratorie sui finanziamenti in essere, nuove garanzie pubbliche sul credito alle imprese e misure per il loro rafforzamento patrimoniale. L'Unione Europea ha delineato anche un percorso verso il futuro con la comunicazione Next Generation EU. Al centro, la transizione verde, digitale e resiliente, ottenibile con investimenti sostenibili, pubblici e privati. Il rapporto di quest'anno esamina come i circoli virtuosi tra cultura sussidiaria, tensione al bene comune e necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile possano portare, con un sistema finanziario adeguato, a una ripresa e a una crescita equilibrata. Se i rapporti degli anni scorsi si sono occupati dei giovani del Sud Italia e delle piccole e medie imprese italiane per lo sviluppo sostenibile, quello attuale allarga lo sguardo al sistema finanziario nel contesto italiano ed europeo. L'orizzonte di riferimento è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il rapporto è suddiviso in tre parti. Le prime due esaminano la finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa e in Italia. La terza parte introduce alcuni casi esemplari che meritano attenzione. Le conclusioni, a partire dai contributi offerti dai differenti autori, propongono un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario. Infine, nella sezione dedicata ai commenti, vengono riportate originali riflessioni suscitate dalla lettura del rapporto di personalità del panorama italiano e internazionale. I contributi della prima parte approfondiscono le nuove misure internazionali che aprono alla finanza sostenibile, il sistema bancario europeo, l'inclusione dei rischi climatici nel sistema finanziario, il ruolo assunto da BEI e banche di sviluppo nazionali come CDP, la novità dell'impact investing a livello mondiale. Nella seconda parte si analizza il contributo alla finanza sostenibile che possono offrire in Italia le banche, di piccole e grandi dimensioni, e altri attori come gli enti di microcredito, i confidi, gli investitori istituzionali, gli enti previdenziali, fintech e le fondazioni bancarie. La terza parte illustra alcuni casi esemplari di impact investing, come quello di Intesa San Paolo, Arpinge, Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Cefea Impact SGR. A livello mondiale si segnalano i casi rilevanti di Forest Resilience Bond e Tropical Forest Finance Facility, finanziamenti green del nord e del sud del mondo. Quello dell'impact investing è un mercato globale da più di 500 miliardi di dollari, stimato in crescita del 13% nel 2019. Dal 2006 a oggi il totale dei capitali impiegati in questo modo in Italia è di circa 8 miliardi di euro, con una previsione di crescita del 19% nel 2020.
I fattori che abilitano lo sviluppo di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario sono legati all'identificazione dei fabbisogni, allo sviluppo della progettualità, alla semplificazione amministrativa e al rafforzamento delle competenze e delle capacità del sistema territoriale. Il sistema finanziario italiano è caratterizzato da un ampio grado di pluralismo e biodiversità di attori bancari e non bancari che contribuiscono tutti al perseguimento del bene comune. La biodiversità rappresenta una caratteristica chiave per la stabilità, la resilienza e la capillarità del sistema finanziario e per l'approdo a una finanza sostenibile. Gli elementi chiave e l'architettura di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario vedono in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti, aggregatore di risorse europee di risparmio privato grazie all'attivazione di garanzie pubbliche. In secondo luogo, le risorse mobilitate da CDP, grazie alla biodiversità del sistema finanziario italiano, trovano nei diversi attori, bancari e non, gli intermediari finanziari per arrivare in modo capillare sul territorio. Infine, le fondazioni bancarie in primis, sviluppando una cooperazione rafforzata con CDP, attivano le loro capacità di incubare progetti di sviluppo territoriale e la loro padronanza degli strumenti di impact investing per creare leve per lo sviluppo sostenibile dei territori. I tempi straordinari che abbiamo vissuto in questi mesi hanno cambiato improvvisamente e profondamente il modo di vivere e lavorare insieme. E, a livello europeo, si è finalmente affermata la linea della necessità di un'azione comune che sta proponendo mezzi finanziari senza precedenti nella storia dell'Unione per riparare i danni dell'epidemia e preparare il futuro per la prossima generazione. La finanza sostenibile, quindi, diventa il perno su cui costruire il nuovo modello di sviluppo europeo. Bene, rieccoci. Insomma, il video credo che sintetizzi in maniera mirabile, ecco, quello che è il contenuto di un corposo rapporto. A questo punto io entrerei appunto nel vivo di questa presentazione, ne parleremo con Luca Zegovesi, professore di economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale all'Università degli Studi di Trento, con Davide Ciferri, responsabile valutazione di impatto Cassa Depositi e Prestiti, con Federico Mero, l'amministratore delegato di Arpinge S.p.A. e con Massimo Giusti, presidente e amministratore delegato di Sefea Impact S.g.r. Non è collegato ma è comunque intervenuto con un video. E quindi comincerei dal professore Erzegovesi con una prima domanda, che appunto abbiamo visto un po' la sintesi del rapporto, ma quali sono gli elementi che questo rapporto offre nella prospettiva della ripresa, che è una domanda che insomma un po' tutti ci chiediamo. Bene, buonasera a tutti, grazie al nostro moderatore per le sue parole di presentazione e per la domanda, ma prima di rispondere voglio ringraziare il presidente della Fondazione Comunità Val di Noto, Giovanni Grasso, per averci dato modo di presentare il rapporto in questa importante occasione. Grazie anche al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ci ha onorato accettando di essere presente e di partecipare alla tavola rotonda che seguirà. L'unico dispiacere è non poter essere a Siracusa per poterci incontrare di persona e avere l'occasione per visitare di nuovo una città così ricca di meraviglie. E naturalmente un ultimo ringraziamento alla Fondazione per la sussidiarietà che ha promosso il rapporto di cui oggi parliamo. Sono grato di essere stato invitato a far parte dei suoi curatori, onorato di presentarlo in questa bella occasione che fa parte di un calendario molto ricco di eventi analoghi che la Fondazione sta organizzando in tutto il paese. Infine, un riconoscimento ai 27 autori, accademici e operatori che hanno partecipato alla redazione del rapporto e alle 12 personalità del nostro panorama sociale e politico italiano, ma non solo, che si sono resi disponibili a commentare il rapporto stesso. Ecco,
apro adesso una presentazione che accompagnerà queste mie brevi riflessioni. Nel presentare il frutto di questo nostro lavoro mi preme innanzitutto sottolineare un aspetto, che il rapporto è diventato in corso d'opera l'occasione per integrare un gruppo di player rilevanti del sistema finanziario italiano e europeo, bancari e non bancari con profili accademici e professionali, e ha costituito in questo modo un hub, uno snodo di conoscenze estremamente rilevante per dar corpo a progetti di ripresa sostenibile. Allo stesso tempo il rapporto sta offrendo al pubblico dei non addetti ai lavori le chiavi di comprensione e di azione per un cammino verso lo sviluppo sostenibile e il bene comune. Purtroppo non c'è il tempo di ripercorrere i contenuti specifici di ogni parte, che sono stati già comunque ben esemplificati e tratteggiati nel video. Il rapporto, come si è visto, è suddiviso in tre parti. Quindi abbiamo una prima parte organizzata per temi sulla finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa, una seconda parte sui principali attori della finanza sostenibile nel nostro paese, organizzata invece per tipologia di intermediari, e infine una terza parte con l'analisi di alcuni casi paradigmatici di impact investing che riteniamo siano il più efficace approccio per la selezione e l'esecuzione dei progetti di investimento sostenibili. Poi chiudo nel commento, come anticipato, i commenti di personalità del panorama culturale, sociale, politico ed economico italiano. Ecco, quindi innanzitutto il tema posto al centro del rapporto è quello della finanza al servizio di uno sviluppo sostenibile. E quale può essere in questo momento il punto di riferimento a cui guardare? Ecco, a noi sembra, e il rapporto lo dimostra chiaramente, che esistono delle forme di finanza speciali che per missione, per natura, in alcuni casi fin dal concepimento delle istituzioni che le perseguono, lavorano per la sostenibilità. Ma in che cosa consiste la finanza sostenibile? Quali sono i suoi tratti distintivi? E la finanza sostenibile è un fenomeno con molte facce, ognuna ha una sua fisionomia particolare. E il rapporto valorizza il contributo che dà nelle sue varie forme alla biodiversità intesa come diversità vitale del sistema finanziario. La finanza sostenibile è un'attività di intermediazione finanziaria con fini molto specifici, ad esempio combattere l'usura, l'esclusione finanziaria, apportare capitali per infrastrutture primarie e politiche sociali. Questa attività si caratterizza perché crea un valore che va oltre il profitto dell'entità che la svolge, un contributo all'utilità generale e al bene comune, e si manifesta in una pluralità di iniziative, in un concerto di iniziative particolari che però concorrono a un disegno comune di prosperità, coesione e giustizia sociale. Ecco, in questa cornice vengo alla domanda che mi è stata posta: come può la finanza sostenibile rappresentare un'opportunità per una ripresa reale quest'oggi? C'è ancora bisogno di iniziative capillari dal basso, non bastano le risorse imponenti che venivano elencate nell'infografica, che sono state messe in campo dagli stati e dalle banche centrali. In effetti sono risorse mai viste servono per la ripresa a medio-lungo termine. Se questa è la grande opportunità, della quale sicuramente non si può fare a meno, ci vogliono capitali ingentissimi per avere una ripresa reale, il punto è come riuscire a utilizzare bene le risorse che verranno destinate al nostro paese. Sono varie le capacità che servono, sono rappresentate in questa slide, le abbiamo viste velocemente nel video, mi pare importante ribadire che ne servono due in particolare. La prima è la capacità progettuale, la seconda è la capacità di finanziare progetti su obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè di realizzare un'autentica finanza di impatto. Ma c'è un ulteriore passaggio. Ci sono degli elementi chiave dell'architettura del modello di finanza sostenibile sussidiaria che noi proponiamo. In primo luogo, a livello europeo, abbiamo gli strumenti dell'Unione che, tramite la garanzia di bilancio sulla provvista di capitali, sostengono i progetti di attori finanziari di livello europeo come la Banca Europea per gli Investimenti e di ambito nazionale come la Cassa Depositi e Prestiti. In secondo luogo, l'elemento a livello nazionale fondamentale è ancora la stessa CDP
come interlocutore privilegiato per l'attuazione dei programmi in Veste EU. Questo perché CDP ha la capacità di partecipare con risorse proprie e di catalizzare l'intervento di investitori privati per un'adeguata copertura geografica e settoriale. In terzo luogo, nell'elemento finale dell'architettura del modello proposto, Cassa Depositi e Prestiti attiva come intermediari finanziari tutti i diversi attori di questa biodiversità che caratterizza il nostro sistema. CDP può pertanto sviluppare una cooperazione rafforzata con vari soggetti, con la totalità degli stessi, ma sicuramente in primo luogo con le fondazioni bancarie, che già sono soci strategici del capitale della stessa Cassa Depositi e Prestiti, che si avvale in questo modo della loro capacità di porsi come generatori e incubatori di progetti, della conoscenza dei territori e dei fabbisogni che già ci ricordava il presidente Grasso. A trasformare in realtà i propositi così enunciati ci vengono in aiuto le specificità del caso italiano, del nostro sistema bancario finanziario, in particolare quel filo rosso, quella continuità che lega i nostri gruppi bancari maggiori ad una tradizione secolare di finanza al servizio delle comunità territoriali. Intendo la tradizione delle casse di risparmio delle banche popolari che sono confluite in quei gruppi. E a questo punto mi avvio a concludere. Nei prossimi mesi dovremo ancora tamponare le ferite dell'economia investita dall'emergenza pandemica. In parallelo dovremo avviare un recovery plan per trasformarla in qualcosa di diverso per le generazioni future. Quindi è cruciale che le risorse in campo, sia pubbliche sia private, vadano a progetti efficaci e coraggiosi di sviluppo sostenibile. Abbiamo un'enorme potenza di fuoco del bilancio pubblico della Banca Centrale Europea, ma questa non basterà se non sarà accompagnata dalla qualità delle pratiche delle istituzioni. E in assenza di queste, questa potenza di fuoco potrebbe esplodere in mano come debito cattivo, come lo ha definito Mario Draghi all'ultimo meeting di Rimini. C'è quindi bisogno più che mai di una fioritura di nuove forme di finanza sostenibile a servizio del bene comune. E concludo ringraziando nuovamente la Fondazione che oggi ci ospita e anche tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare queste mie brevi riflessioni. Grazie e ripasso la parola. Grazie professore, anche questo è un intervento denso e altrettanto conciso, per cui veramente molto, molto efficace. Colgo l'occasione per salutare il sindaco Francesco Italia, il sindaco di Siracusa, che ho visto già ci ha raggiunti. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Lo ritroveremo ovviamente nella tavola rotonda tra poco, però intanto proseguiamo con la presentazione del rapporto e vorrei chiedere a Davide Ciferri, responsabile valutazione di impatto di Cassa Depositi e Prestiti, come entrano in gioco gli strumenti europei nei quali Cassa Depositi e Prestiti è coinvolta. In particolare abbiamo visto InvestEU, di cui si è, abbiamo visto anche con le slide precedenti. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Non so se riusciamo, diciamo, se il mio audio è efficace anche con la camera, perché ho un po' di difficoltà probabilmente di connessione. Senti bene, mi farebbe anche eventualmente garantire l'audio evitando il video. Ok. Vediamo se. Allora, ora elimino il video, spero che vada meglio. Meglio? Più o meno, proviamo. Purtroppo questi sono gli scherzi della diretta, ecco i problemi. Prego, proviamo, vediamo, speriamo di sentirla bene. Benissimo. Allora, chiaramente anch'io ringrazio gli organizzatori di questo evento, ringrazio la Fondazione per la sussidiarietà, che tra l'altro ci ha dato la possibilità, insomma, di contribuire a questo rapporto così denso di contenuti e ricco anche di suggestioni prospettiche e strategiche. Ringrazio anche la fondazione che ospita l'evento di oggi, sono dispiaciuto di non poter essere lì come un po' tutti, mi sarebbe piaciuto ovviamente essere ancora una volta in un territorio così bello come quello di Siracusa, nella speranza che ci possa essere un'altra occasione. Io
prima di rispondere alla domanda, vorrei condividere, diciamo, qualche slide che ho preparato. In particolare per richiamare un po' dei temi che erano presenti sicuramente nel video di presentazione del rapporto e nella presentazione del professor Erzegovesi, e cioè della natura molto particolare di Cassa Depositi e Prestiti, una natura, diciamo, che in qualche modo si esplicita in maniera evidente nella sua governance. Una governance che, come è noto, racchiude sia il settore pubblico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene, diciamo, il pacchetto di controllo di CDP, ma soprattutto in maniera complementare del ruolo delle fondazioni di origini bancarie, che sono azioniste di CDP, ne partecipano al capitale, e in questa compartecipazione in realtà si realizza un modello di partenariato pubblico-privato che trova nella funzione obiettivo di CDP una felice realizzazione di un modello, diciamo, particolare rispetto all'attività di intermediazione finanziaria, che è poi di fatto l'attività principale e operativa di Cassa stessa. E questo perché chiaramente i due soci azionisti in qualche modo condividono, seppur con prospettive diverse, questa attenzione alla massimizzazione del valore per la collettività e questa attenzione alla massimizzazione del valore a livello di territorio. E quindi fondamentalmente esiste una rappresentazione di un'attività che è un'attività fondamentalmente di intermediazione finanziaria, come dicevo, un supporto che viene dato alle realtà sia pubbliche, quindi sia nel supporto agli enti pubblici, agli enti locali per lo sviluppo delle infrastrutture locali, dei territori e delle città, ma anche al settore privato nella realizzazione di progetti che possono essere considerati, diciamo, di interesse economico generale. Ecco, in questo modello CDP fondamentalmente si confronta con un contesto europeo che chiaramente si è evoluto nel corso del tempo. CDP ha una lunga storia, diciamo, nasce circa 170 anni fa. Oggi, nell'evoluzione del sistema, diciamo, nazionale ed europeo, è insieme ad altre istituzioni che sono appunto le banche, gli istituti nazionali di promozione nazionali, concorre in un sistema integrato a determinare, diciamo, delle funzioni di indirizzo delle azioni di politica a livello economico, a livello europeo e a livello nazionale. Nel nostro contributo rapporto abbiamo cercato in qualche modo di teorizzare questo rapporto, che è un rapporto che dal nostro punto di vista si realizza su due dimensioni. C'è una dimensione verticale, esistono delle istituzioni europee, in particolare le istituzioni che danno indirizzo alla politica, se vogliamo, di bilancio europeo, quindi la Commissione, in particolare il Parlamento, che si interfaccia con gli istituti nazionali di promozione per, diciamo, la gestione di alcune delle facilità, alcuni degli strumenti che sviluppa, e poi c'è una dimensione orizzontale con una dimensione fondamentalmente di coordinamento, in alcuni casi di cooperazione sicuramente, in alcuni casi anche di competizione, proprio per far sì che questi strumenti riescano ad arrivare nella maniera più efficace possibile nei territori e a supporto dei sistemi locali. In questa prospettiva, chiaramente, questi istituti, cioè questo modello che si è sviluppato è un modello parzialmente diverso a quello che, per esempio, si è realizzato nell'ambito della politica monetaria, dove in realtà si è centralizzato nella Banca Centrale Europea il ruolo di coordinamento della politica monetaria. Sul lato, se vogliamo, della politica fiscale esistono nel sottostante queste istituzioni come CDP che promuovono fondamentalmente con una vicinanza maggiore rispetto, se vogliamo, ai fallimenti del mercato che si realizzano sui territori locali e sui territori regionali, promuovono appunto quelle scelte di investimento che sono fondamentali per lo sviluppo. E questo è un ambito, diciamo, di interpretazione che poi è molto coerente con le conclusioni del rapporto. Cioè, quindi c'è una forma diciamo, di ruolo di CDP che è di veicolo di attrazione di facility che vengono appunto dal contesto europeo e che in qualche modo si interfacciano sul territorio in una maniera capillare, proprio per dare evidenza rispetto a quelle aree di investimento che sono a maggiore impatto. Che cos'è InvestEU? InvestEU è un nuovo programma di investimenti che in realtà viene progettato prima dell'avvento della pandemia e quindi ha una sua poi forma di rimodulazione in questi mesi in funzione delle esigenze che sono cambiate, ma fondamentalmente è una maniera per razionalizzare gli strumenti a supporto del settore privato e per individuare le aree
a maggior necessità di intervento, e l'idea è quella di trovare uno strumento, diciamo, finanziario efficiente, in particolare attraverso un meccanismo di garanzia, per far sì che le risorse messe a disposizione possano creare un effetto leva e volano per il coinvolgimento del settore privato in quegli interventi per lo sviluppo sostenibile che sono fondamentali per la ripresa a livello europeo. E quindi in questa prospettiva il ruolo di CDP, dicevamo, è un ruolo, diciamo, di catalizzatore, certamente, è un ruolo che però non si può realizzare se a valle di quel meccanismo che vedevamo prima, cioè a valle di quel meccanismo che pone CDP, diciamo, come interfaccia degli strumenti finanziari a livello europeo, se non si crea un sottostrato di istituzioni e di ulteriori soggetti che si possono coinvolgere al fine proprio di valorizzare quelli che sono gli interventi e gli ambiti prioritari. Quindi il ruolo delle istituzioni nazionali di promozione, ma anche delle banche, diciamo, regionali come la Banca Europea degli Investimenti, è fondamentale, ma è anche necessario, come appunto evidenziato nelle conclusioni del rapporto, allargare gli spazi di interazione tra il livello, diciamo, centrale e il livello locale, attraverso il coinvolgimento di soggetti che con un forte radicamento sul territorio possono effettivamente porre in evidenza quelle che sono le aree a maggior necessità di intervento. E su questo io volevo sottolineare che la prospettiva di InvestEU, che in realtà sta cambiando all'interno del piano Next Generation EU, alla luce anche appunto della pandemia e delle conseguenze che la pandemia ha creato per i vari paesi europei, ci sono due elementi che secondo me sono fondamentali e che comunque determinano un cambio di paradigma importante. Da un lato è quello della rivitalizzazione dell'Advisory Hub, che è uno strumento fondamentale che era già presente nel precedente piano per gli investimenti per l'Europa, però è fondamentalmente un veicolo e un incubatore di competenze, di progettualità, che è molto fondamentale a nostro avviso, soprattutto a livello italiano. E dall'altro un meccanismo di cui si parla poco, ma che è fondamentale per la connessione con i temi della finanza sostenibile, che è quello della rendicontazione delle attività che saranno, diciamo, elegibili sotto la finestra InvestEU del sustainability proofing, cioè di un nuovo meccanismo di assessment che la Commissione Europea sta strutturando, proprio per valorizzare quegli interventi che in ambito ambientale e soprattutto sociale possono avere degli impatti significativi. Questo, diciamo, nuovo meccanismo di screening e di assessment sarà parte coerente con gli altri meccanismi di valutazione che l'Investment Committee del programma InvestEU sta sviluppando, e questo proprio nella direzione di trovare nuovi strumenti e nuovi canali per valorizzare interventi di finanza sostenibile, interventi di finanza d'impatto che sono così fondamentali per la ripresa e lo sviluppo del nostro paese e dell'Europa. Bene, grazie per questo intervento. Scusate per il disguido tecnico, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro, le slide le abbiamo viste, l'audio era assolutamente buono, quindi grazie, grazie ancora. E, proseguiamo parlando. A questo punto, come dicevo all'inizio, abbiamo invitato questa prima parte anche Massimo Giusti, presidente e amministratore delegato di Sefea Impact SGR, che si scusa per non essere qui con noi, ma ha risposto alla nostra richiesta, cioè di presentare l'esperienza di Sefea Impact SGR per il finanziamento di impatto nel Mezzogiorno, e quindi chiederei alla regia di mandare questa clip. Buonasera a tutti, sono Massimo Giusti, sono il presidente e amministratore delegato di Sefea Impact SGR. Sono molto contento di essere ancora una volta a partecipare a questa iniziativa di presentazione di questo rapporto predisposto dalla Fondazione Sussidiarietà, e sono molto contento di poter dare il contributo e l'esperienza della nostra SGR, perché riteniamo di essere un po' un unicum nel panorama nazionale.
Infatti, SFEA Impact SGR è l'unica società di gestione del risparmio riconosciuta da Banca d'Italia che sviluppa esclusivamente fondi e promuove fondi di impatto. È un'originalità, un pezzo unico della nostra esperienza, del panorama finanziario e quindi vorrei anche dire la particolarità di questa nostra società. Innanzitutto, nella nostra base sociale la quasi totalità dei soggetti sono soggetti no profit o fondazioni di erogazione oppure altri soggetti del mondo del terzo settore, e questa è già un'altra particolarità molto interessante del panorama finanziario. L'altro è che questa esperienza nasce proprio per lo sviluppo dei territori, in particolare nasce dall'esperienza della Fondazione Coni Sud assieme alla Fondazione Comunitaria di Messina e a SFEA Holding, che insieme hanno dato origine a questa SGR e soprattutto hanno dato origine al primo fondo di investimento ad impatto che è stato programmato e proposto da questa SGR, che è il fondo SI. Questa ha la particolarità che il 40% dei nostri interventi saranno svolti nel meridione, e questo è già appunto uno sviluppo del territorio, di essere legati a una zona particolare del nostro territorio nazionale. Vorrei quindi citarvi e portarvi alcune delle iniziative che con il nostro fondo siamo riusciti a realizzare in questo paio d'anni di attività che abbiamo messo in campo. Innanzitutto l'esperienza del birrificio di Messina, un intervento molto interessante, molto particolare, quello che oggi si chiamerebbe un intervento di workers buyout, cioè di rigenerazione di un'attività produttiva, che è appunto l'attività della produzione della birra, che però non è soltanto un'attività commerciale, è anche un pezzo di storia, un pezzo di cultura di quel territorio che è stato recuperato grazie a questo investimento con il quale abbiamo contribuito, ma grazie anche a quei lavoratori che hanno deciso di impegnarsi in prima persona e che quindi hanno voluto continuare a mantenere questa tradizione nel loro territorio. Poi penso ad alcune attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, penso ad esempio al tema della ristorazione con la Tonnara dell'Orso, penso ad esempio ad alcuni interventi nel campo ambientale con un particolare rilievo, penso alle iniziative di Ecosmet e di Solidarity and Energy sempre nel territorio messinese. Ma anche vorrei ricordarlo perché essendo un fondo che fa iniziativa anche al di là delle iniziative di terzo settore, vorrei ricordare l'investimento che abbiamo fatto in Entopan, che è un acceleratore in Calabria, Catanzaro, molto interessante, molto innovativo, che appunto sviluppa startup e si occupa di creare proprio un hub di innovazione in un territorio del nostro paese che, come sappiamo tutti, è particolarmente non sviluppato, usiamo questo termine, in queste tematiche. E penso che anche questo sia un esempio importante di come si possa coniugare, partendo dall'esperienza del terzo settore, dell'impresa sociale, anche incrociare esperienze innovative come appunto quella di Entopan, che si occupa in particolar modo di innovazione. Questa è una caratteristica appunto del nostro fondo che abbiamo voluto e stiamo cercando di portare avanti anche con altre iniziative, anche in altre parti del territorio nazionale, ma sempre molto radicati i territori, quindi esperienze di cooperazione sociale, di impresa sociale che sono molto radicate nel proprio, che hanno le radici belle forti nel proprio territorio. Penso ad esempio all'esperienza del car sharing elettrico fatto a Napoli assieme al consorzio Gesco, una realtà che da anni è presente nel territorio campano e in particolare nella città di Napoli, ma che con questo percorso di innovazione ha voluto portare una nuova attività all'interno del proprio business. E quindi sono esperienze importanti, sono esperienze che fanno sviluppare attività commerciali, attività imprenditoriali e che hanno questa caratteristica qua di avere sempre una misurazione dell'impatto sociale, ambientale e anche dell'innovazione.
Quindi questo penso che sia una cosa molto importante, una caratteristica che noi vogliamo continuare a portare avanti e a sviluppare, ripeto, non soltanto in questi territori, ma in tutto il nostro paese. È un'esperienza molto innovativa, non tutti oggi hanno chiaro che cos'è l'impatto, ne parlano tanti ma non tutti sanno che cos'è. È comunque un percorso che dove chi viene finanziato dichiara sin da subito quali sono i suoi obiettivi e dà una rendicontazione precisa di quelli che sono poi i risultati delle proprie attività e quindi sono incoerenti con quella misurazione, con quella misurazione dell'impatto che sono state decise all'interno del progetto di finanziamento che è stato erogato in questa iniziativa. Come avete visto, come avete capito, da molte iniziative sono interventi nell'impresa sociale. Queste imprese sociali hanno anche questa caratteristica che oggi la cooperazione sociale, l'impresa sociale, deve essere conosciuta, perché ad esempio nel sistema finanziario è poco conosciuta e quindi anche gli strumenti di intervento, di equity, di quasi equity, sono un pochino particolari, che sono più adatti alle società commerciali piuttosto che ad esempio la forma cooperativa. E questa esperienza invece dimostra come si può iniziare, può tentare di fare anche queste, di finanziare queste cooperative sociali, queste imprese sociali, per poter riuscire a realizzare progetti importanti. Ecco, questa è quella che è la nostra esperienza che volevo testimoniare. Ringrazio ancora Fondazione per la sussidiarietà per questa iniziativa. Conto la prossima volta non solo di essere presente con un collegamento, ma anche, se possibile, quanto prima fisicamente. Grazie e buon lavoro a tutti. Ebbene, parlare di esempi concreti è assolutamente importante per quello che stiamo facendo e andiamo a chiudere questo primo panel con l'amministratore delegato di Arpinge S.p.A. Federico Merola, al quale vorrei chiedere da dove nasce il progetto Arpinge e come può contribuire a una ripresa dell'investimento in infrastrutture sui territori italiani, in particolare anche con riferimento al Mezzogiorno d'Italia, diciamo, trovandoci in Sicilia non posso non fare questa domanda. Grazie, provo a condividere una breve presentazione. Si vede? Funziona bene. Allora, da dove, come e anche è una cosa che chi come me è meridionale ha sempre dovuto prendere come ancillare rispetto al resto del paese, io direi anche e soprattutto. Comunque, intanto consentitemi di ringraziare la Fondazione per la Sussidiarietà, oggi ben rappresentata dal professor Erzegovesi, dal presidente Giorgio Vittadini e dal direttore scientifico Alberto Brugnoli, per non soltanto per il rapporto su questo tema importante della sussidiarietà, ma per lo sforzo che attraverso anche un giro d'Italia sta mettendo nella valorizzazione dei corpi e delle comunità intermedie, quello che a noi piace chiamare lo Stato comunità, che non si contrappone allo Stato apparato, ma che non sempre viene veramente preso in seria considerazione in un paese che ha una tradizione spesso centralista e dirigista. E quindi questa valorizzazione dei corpi intermedi e delle comunità intermedie, che spesso nel nuovo mondo si trovano a collaborare, ci ha consentito nell'ambito del rapporto non soltanto di presentare Arpinge, ma anche di valorizzare come in tutto il mondo oggi gli investitori istituzionali, che siano del tipo fondazione o che siano di natura previdenziale, fondi pensione o assicurazioni attive nel settore vita, sono considerati corpi intermedi, come ha sottolineato in un recente rapporto la Banca Mondiale, in molti paesi, non in Italia,
i governi, quando elaborano nuove proposte normative, coinvolgono questi soggetti come un tempo si faceva quasi strutturalmente con sindacati e rappresentanze padronali. Ringrazio anche il sindaco di Siracusa, ricordo un tempo la trasmissione Milano-Italia, oggi abbiamo Siracusa-Italia con orgoglio, dove immagino, spero e credo che si stiano dibattendo temi di caratura internazionale, e ringrazio anche il presidente Giovanni Grasso dell'invito. Mi auguro, come tutti, di poter fare un giro d'Italia in presenza molto spesso. Vengo alle domande cercando di dare alcune risposte negli 8 minuti che mi sono programmato come da programma. Sì, purtroppo il tempo è tiranno. Sì, appunto. Siamo in tanti e non abbiamo... No, ma va bene così. Tanto per dire, diciamo, l'essenza delle cose la si può riassumere in questo spazio temporale. Arpinge è una società nata per iniziativa di 3 casse di previdenza che sono in sé per sé corpi intermedi, forme solidaristiche di previdenza di primo pilastro tra professionisti, in questo caso i professionisti del territorio, quindi i periti industriali, i conepi, i geometri e attraverso Inarcassa architetti e ingegneri, i quali interessati a un cambiamento dei paradigmi di investimento nelle infrastrutture italiane hanno voluto, dopo aver fatto tanta esperienza, tanta gavetta a livello nazionale e internazionale, nella finanza, diciamo, più tradizionale, hanno voluto lanciare un progetto per vedere se oltre alle eleggibilità e alla bancabilità si potessero ottenere sfidanti requisiti di sostenibilità. La società nasce con un primo immediato obiettivo focalizzato sulla transizione energetica, quindi rinnovabile, efficientamente energetico e mobilità, e poi una prospettiva di allargare alle infrastrutture sociali nel partenariato pubblico-privato, soprattutto a livello urbano, a livello di comune, perché è nei comuni che è mancata la linfa vitale degli investimenti sani, responsabili e sostenibili in tutti questi ultimi, direi, 20 anni. E per fare questo il progetto si è posizionato subito anche a livello internazionale. Noi siamo uno dei 3.000 sottoscrittori dei PRI dell'ONU, sottoscrittori diretti dei PRI dell'ONU, a livello internazionale sono solo 3.000, e questo ovviamente vedremo che ci dà dei piacevoli obblighi. Siamo ovviamente soci del Forum della Finanza Sostenibile e anche membri di un'associazione internazionale di investitori in infrastrutture. Quindi questo ci dice il posizionamento dell'iniziativa, e questa è una presentazione più approfondita dei nostri soci, che per il coraggio credo lo meriti. Tra l'altro noi produciamo una arte dedicata a ciò che facciamo, questo è un quadro, un murales che nei nostri uffici, dove si rappresenta il conflitto generazionale, come vedete, tra legato al cambiamento climatico, no? Le cosiddette warming stripes, che certamente molti di voi conoscono. Allora, come sottoscrittori diretti dei PRI abbiamo ovviamente adottato una governance dove i temi ESG hanno una priorità, abbiamo identificato le nostre strategie ESG per oggi, per adesso, legate all'esclusione, agli investimenti tematici e all'integrazione dei criteri ESG. Vi posso dire che abbiamo già lavorato ad una metrica che invece ci proietta direttamente nell'impact investing. Abbiamo anche ovviamente identificato i nostri sustainable goals, naturalmente la presentazione è a disposizione di chi la vuole e quindi consentirà, al di là degli 8 minuti, di approfondire il caso Arpinge, e abbiamo già messo su un portafoglio che ci consente di rappresentare
la misura di un contributo che abbiamo dato, soprattutto la riduzione, fino ad oggi, la riduzione dell'emissione di CO2, scusate, che è equipollente al consumo medio annuo di 79.000 famiglie nel caso di Arpinge per come oggi. Voi sapete che c'è una tassonomia europea, nell'ambito della tassonomia europea i nostri settori, quindi rinnovabili, efficienza energetica e mobilità, per come sono oggi posizionati, entrano in tutte e tre le categorie indicate. Quindi in alcuni casi sono già green, in altri sono greening activities, quindi devono in qualche modo dare ancora il loro pieno contributo, no? Come per esempio la parte della mobilità, e in altri casi sono enabling activities, come nel caso dell'efficientamento energetico. Quindi siamo posizionati su tutta la filiera. Vediamo un attimo molto brevemente quello che abbiamo fatto. Questo è un altro quadro della nostra società. Diciamo che in poco tempo abbiamo costruito un portafoglio per avere la possibilità di agire più in profondità, cioè creare una massa critica e quindi una capacità di investimento che è abbastanza ripartito. Siamo il primo operatore italiano, anche se siamo il quarto in Italia, nel settore della mobilità. Siamo il quinto indipendente in Italia nel settore dell'eolico, e sull'efficienza energetica abbiamo fatto un progetto pilota che ha fatto scuola proprio per la sua innovatività insieme a Conad del Tirreno. E in questi settori abbiamo poi potuto operare in tutta Italia. Ci inorgoglisce la equiripartizione dei nostri investimenti, che per area geografica è circa per il 44% al sud, dove ovviamente prevale la componente energetica, ma non solo, e qui avete una rappresentazione con un puntino solo, speriamo di moltiplicarlo, in Sicilia. Mi piace rappresentare che sull'eolico abbiamo probabilmente oggi il progetto più sfidante sotto il profilo dei principi di investimento responsabile, dei criteri ESG. È un progetto fatto con una banca internazionale che adotta i criteri della Banca Mondiale, in particolare dell'IFC, e che quindi ci ha, con grande nostro piacere, costretto ad un rapporto con la natura e con la comunità locale diverso da quello abituale, dal punto di vista sociale, ambientale e anche economico, e che positivamente ci costringe ad andare spesso su questo territorio, che è in Campania, quindi nel sud, e ingaggiando con le comunità locali un piacevole rapporto di comunicazione che sta destando interesse anche e soprattutto nelle scuole, dove ovviamente, se ricordate il quadro di prima, ci sono i bambini che chiedono spiegazione agli adulti su dove il mondo nel quale loro saranno protagonisti sta andando. Ho quasi finito il tempo e mi preme in qualche modo segnalare due complessità e qualche considerazione finale in pochi secondi. E la complessità che abbiamo avuto, e la trasferisco perché è effettivamente molto difficile, è coniugare tutto questo discorso sulla sostenibilità con dei principi di asset allocation rigorosi, secondo ovviamente le tecniche tradizionali, che non vanno necessariamente buttate nel cestino quando sei un investitore che genera un portafoglio. Noi oggi abbiamo un portafoglio scorrelato, e gli stress test che abbiamo fatto sulla crisi del 2008, del 2012 e su quella del Covid rispondono positivamente, convergente, perché man mano che entriamo nell'efficienza energetica e trasformiamo la mobilità, i rischi diventano convergenti, e però a quel punto scatta un investimento nelle infrastrutture sociali che diventa l'equilibratore di portafoglio. Ve l'ho detto in pochi secondi, ma vi assicuro che farlo in una
forma rigorosa e tecnicamente sostenibile non è facilissima. La seconda sfida è quella dei cosiddetti KPIs, misurare le performance, evitare il greenwashing, andare in profondità. Abbiamo messo a punto un modello proprietario che ci proietta senz'altro nella direzione dell'impact investing. Ricordo a tutti voi che chi sottoscrive direttamente i PRI ha 2 anni di allenamento, di riscaldamento, dopodiché deve sottoporre le proprie metriche valutative, la propria governance, per dimostrare di aver tenuto fede a quell'impegno di investimento responsabile. È ciò che noi dovremo fare il prossimo anno, quindi dobbiamo essere in qualche modo veramente preparati e accettare questa sfida. Qui ci sono i principi e tutto quello che dicevo prima dell'investimento in eolico che ho già anticipato. Chiudo con 4 riflessioni spot. Restano molte questioni aperte, sono tantissime le sfide sull'innovazione che a nostro giudizio è una strada necessaria, ma è anche una strada assolutamente difficile e spesso controcorrente. La capacità di generare iniziative valide sotto il profilo della sostenibilità non è facile, soprattutto avete visto anche sotto i profili dell'asset allocation e della misurazione dei KPIs, ma soprattutto su quelli della strutturazione di progetti validi. Il riconoscimento di una nuova asset class nell'allocazione degli investitori istituzionali non è anche questa una cosa facile. Adesso, grazie anche ad alcune normative che hanno sensibilizzato a livello europeo per queste asset class, sta avvenendo in maniera crescente, ma è un fatto recente. La capacità di misurare veramente in maniera efficace i modelli valutativi, le asset allocation, e fatemi dire, per chi opera in infrastrutture e vuole operare anche di più nel mezzogiorno, la capacità del sistema paese di cambiare in profondità strumenti di governo del territorio, che soprattutto per chi investe a lungo termine oggi appaiono ampiamente insoddisfacenti. Grazie e scusate se ho preso qualche minuto in più. Grazie a lei per questo intervento, peraltro appunto l'importanza di andare oltre un acronimo, questo ESG, Environmental, Social and Governance, che sentiamo sempre, ma pensarlo come qualcosa di, cioè spiegare che la sostenibilità è qualcosa di più complesso e in che modo lo state approcciando è molto interessante. E io a questo punto passerei alla seconda parte del nostro incontro, che è una tavola rotonda, cui partecipano Francesco Italia, sindaco di Siracusa, Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione di Fondazione con il Sud, Felice Scalvini, presidente di Assifero, e Giorgio Vittadini, che è un po' in ritardo e auspicabilmente ci raggiungerà tra poco, se è possibile. E io comincerei subito, appunto, dal sindaco Italia, da una domanda forse anche diretta, ma secondo me è essenziale, cioè alla luce di quello che abbiamo detto, ecco, di cosa necessita oggi una città come Siracusa? Devo dire una domanda da $1 milione, ma in realtà intanto ringrazio l'opportunità dal presidente Grasso a tutti i relatori, perché ritengo fondamentale proprio in questo momento dedicare e prendersi del tempo proprio per confrontarsi e discutere sugli scenari che non solo la crisi complessiva di un sistema alla quale stiamo secondo me inesorabilmente assistendo, ma anche soprattutto la pandemia ha sostanzialmente creato intorno a noi. Uno scenario che da un lato certamente può sembrare cupo, dall'altro invece può offrirci davvero un'opportunità concreta di ripensare non solo quegli strumenti di gestione pubblici, come nell'ottimo e ultimo intervento a cui
ho avuto la possibilità di ascoltare, ma anche proprio i modelli concreti di gestione delle città. E per fare questo serve da un lato una grande dose di coraggio, perché ripensare ai modelli di gestione significa anche mettere in discussione proprio alcuni paradigmi che spesso e volentieri appartengono alla politica e al modo di gestire le politiche, soprattutto nelle città. Dall'altro, oltre al coraggio, anche uno sforzo di consapevolezza, di chiarezza, di direi di accountability, no? Di assolutamente capacità di recuperare quel gap di fiducia che c'è con i cittadini, tra le istituzioni e i cittadini, e per questo bisogna dotarsi di quella capacità di far atterrare davvero i progetti e le proprie visioni in cose che da un lato si vedano e si toccano, dall'altro siano in grado poi di generare valore all'interno del contesto sociale. Quindi rigenerare non solo sotto il profilo proprio delle infrastrutture materiali, ma rigenerare anche sotto il profilo della socialità e della consapevolezza. Rincorriamo sempre questo discorso della partecipazione, no? Dei corpi intermedi, dei cittadini, ma questa è la cosa più complicata, perché spesso e volentieri si perde all'ultimo metro quando la politica si impegna a realizzare qualcosa che poi non riesce a realizzare davvero, tradendo delle aspettative che di fatto vengono poi frustrate. Lo vediamo nelle nostre piazze, ma non voglio entrare su questo argomento, ancorché io sia abbastanza critico su molte delle cose a cui stiamo assistendo in questi giorni. Noi abbiamo bisogno chiaramente di fare un cambio di passo a livello proprio dell'amministrazione delle città. Oggi parlo chiaramente della mia. Noi abbiamo prefigurato, immaginato una città che possa diventare davvero accessibile dal basso, accessibile soprattutto ai giovani che ci stanno, ahimè, lasciando. Le nostre risorse migliori partono per trovare una carriera altrove, quindi dobbiamo creare delle opportunità. Dobbiamo puntare tutto sulla capacità di rendere efficiente la macchina amministrativa, intanto al proprio interno. Noi siamo stati decimati da quota 100, abbiamo una classe dirigenti, dei funzionari che ormai sono assolutamente anche spesso vicini alla pensione. Abbiamo bisogno di investire nelle competenze. Io guardo con estremo interesse a quanto il ministro Provenzano sta immaginando con i fondi europei di avviare dei concorsi per l'assunzione a tempo determinato di personale che possa affiancare e assistere la pubblica amministrazione nella sfida che il recovery fund da un lato, la nuova programmazione dall'altro pongono alle amministrazioni. Ma se ci sarà tempo racconterò alcune delle esperienze che stiamo facendo in questo senso, perché abbiamo una difficoltà gigantesca proprio nella progettazione. Paradossalmente viviamo la contraddizione di avere di fronte ampie risorse ma non riuscire a agguantarle, perché non siamo in grado di elaborare tecnicamente, non di immaginare, ma di elaborare tecnicamente i progetti. Però su questo, se poi ci sarà la possibilità, chiaramente interverrò dopo. Dicevo, quindi investimento, facciamo un secondo giro. Certo. Dicevo, un investimento sulle infrastrutture digitali innanzitutto, un investimento in generale sull'ecosistema urbano. La nostra è una città che dal punto di vista dell'ambiente, del ciclo dei rifiuti, ha già fatto diversi passi in avanti, ma non c'è dubbio che il tema del potenziamento, la realizzazione di nuova impiantistica da un lato e dall'altro la riqualificazione energetica sono temi che noi non possiamo trascurare e che stiamo tentando di affrontare con grande determinazione. A questo si lega fortemente, prego? No, prego. Ok, dicevo, a questo si lega fortemente uno dei temi, altri due temi che ci stanno molto a cuore. Da un lato la mobilità sostenibile. Noi abbiamo fortunatamente avuto accesso a diversi finanziamenti in tal senso, quindi stiamo da un lato progettando
una rivoluzione vera e propria nel sistema della mobilità, con la realizzazione prima di corsie ciclabili e poi di diverse piste ciclabili, l'acquisto di navette a basso impatto, e dall'altro un altro tema che riguarda in particolare la rigenerazione energetica, c'è tutto il tema della edilizia pubblica, dell'edilizia sociale, su cui anche lì davvero potremmo dare un impulso fortissimo, approfittando proprio di tutte le risorse che a livello europeo sono state stanziate. Io ribadisco sempre che l'emergenza abitativa e la qualità dell'abitare sono una chiave di volta fondamentale proprio nella relazione di fiducia tra la pubblica amministrazione, tra il pubblico in generale e il cittadino, perché un cittadino che vive in un contesto disagiato, in un contesto disadorno, in un contesto squallido, di fatto poi nella propria relazione col mondo in generale, ma in particolare col pubblico, da quando deve pagare le tasse a quando deve rispettare le norme, non trova nello Stato, nel pubblico, un amico, ma un soggetto che lo obbliga a vivere in condizioni non dignitose. Quindi investire sull'accessibilità di tutta una categoria sociale, in un contesto in cui tra l'altro il ceto medio si è impoverito enormemente, quindi alcune fasce più deboli si sono ampliate pericolosamente, investire sull'edilizia sociale attraverso le opportunità offerte dagli strumenti di rigenerazione energetica di quegli edifici, a mio giudizio può creare grande valore, e lavorare per la coesione sociale, che è lo strumento fondamentale per cui tutte queste attività di partecipazione possono davvero trovare compimento. Grazie Sindaco, e avete perdonatemi se ho il ruolo di vigile sui tempi, ma... Dai, ma non sono stato lunghissimo, dai. No, però avremo modo di tornare, ecco, da lei per un secondo giro, okay, da tutti ovviamente, gli altri di questa tavola rotonda tra poco, vorrei chiedere a Carlo Borgomeo, appunto presidente della Fondazione Con il Sud, da quali soggetti ripartire per rispondere adeguatamente alle esigenze dei territori del Sud, del Mezzogiorno. Buonasera, grazie, saluto tutti, quelli che conosco e quelli che ho il piacere di conoscere stasera come il sindaco di Siracusa. Dunque, secondo il nostro schema, lo schema della Fondazione Con il Sud, la risposta alla sua domanda è secca. Noi pensiamo, e prendo a questo proposito una frase finale del sindaco Italia, noi pensiamo che nel Sud bisogna ripartire, diciamo, dal sociale. Ripartire dal sociale significa, per venire giù dal fico, perché diciamo il sociale, la società civile possono essere termini generici, nella nostra esperienza significa ripartire ed investire molto sulle forze del terzo settore. Noi abbiamo molte esperienze in cui si dimostra un assunto che potrebbe apparire cervellotico, insomma, intellettualistico, e cioè noi abbiamo molte esperienze che dimostrano che dal sociale, e cioè da iniziative che sono partite con l'esigenza di dare una risposta a bisogni emergenti, oppure, che poi è la stessa cosa, di dare una risposta a diseguaglianze insopportabili, e cioè da iniziative che hanno al centro la cura delle persone, beh, da queste iniziative viene fuori un rafforzamento della coesione sociale, o come dicono gli economisti, viene fuori un rafforzamento del capitale sociale, e nel Sud si può dimostrare che il capitale sociale è la premessa per lo sviluppo. Ora io su questo vorrei fare una battuta veloce, e così subito mi brucio il mio intervento, faccio in fretta. Cioè, se ci chiediamo
perché in 70 anni di intervento straordinario per il Sud le cose non sono cambiate come ci si sarebbe potuto aspettare. 70 sono tanti, è un'era 70 anni, non è una congiuntura. Qual è la risposta che ci diamo? Vogliamo dire che il Sud ha avuto pochi soldi? Vogliamo dire che è stata colpa del Nord che era egoista? Vogliamo dire che il Sud ha avuto classi dirigenti inadeguate? Ci vogliamo avventurare su interpretazioni antropologiche per cui i meridionali sono lazzaroni e nulla facenti e quindi il Sud è condannato per questo? A me pare che queste risposte sono insoddisfacenti. Sono, diciamo, sì, possono essere buone per fare una battuta al bar, ma se ci interroghiamo sul motivo vero, non è che è stata sbagliata l'offerta politica per il Sud? Non è che invece di avere una logica totalmente quantitativa, per cui l'impegno per il Sud si misurava a miliardi di lire o a milioni di euro, e non c'era una proposta, non c'era un disegno sullo sviluppo? E io penso che sia questo il tema. E penso che bisogna insistere molto, e quindi la sua risposta da parte mia, c'è una risposta, la sua domanda da parte mia c'è una risposta secca. Si deve incominciare da lì. Si deve incominciare investendo moltissimo sulla scuola, ricordandosi che investire sulla scuola e contro la povertà educativa non è solo una questione di giustizia, ma è una questione di sviluppo. Investire nei quartieri periferici dove il degrado, diciamo, assume livelli preoccupanti. Quindi questa è la mia risposta. E ripeto, non è una risposta, come dire, maturata a tavolino. Si potrebbero fare tanti esempi. Ecco, qui c'è il presidente di una fondazione di comunità, il percorso è lungo. Vedrete che da quella fondazione di comunità verranno fuori percorsi di sviluppo economico. Oltre, ovviamente, a fare una serie di cose positive dal punto di vista della solidarietà, dell'accoglienza, dell'accompagnamento ai soggetti fragili, verranno fuori diciamo dei percorsi di sviluppo interessanti. Una sola battuta volevo fare sul ragionamento che ha fatto il sindaco, che mi ha molto colpito. Se lui mi consente, non correggerlo, ma insomma integrare un suo ragionamento. Lui ha fatto un ragionamento molto bello, molto onesto, dicendo: non abbiamo le capacità tecniche per agguantare, ha usato questo termine, le risorse che pure sono disponibili. Beh, sindaco, io penso che questa è metà del problema. L'altra metà è che le procedure per arrivare a quei fondi sono sbagliate. Questo bisogna incominciare a dirlo. Non è normale che un sindaco di una città come Siracusa debba viversi come uno che sta facendo un concorso. Ma che scherziamo? E quel sistema di offerta di interventi che è cervellotico, è sbagliato, per cui lei è costretto, mi permetto di prendere lei come esempio, una città è costretta a vedere se le sue esigenze corrispondono alle linee che arrivano prima da Bruxelles, poi da Roma e poi da Palermo. Cioè, per usare una battuta sintetica, e spero di farmi capire, bisogna anche equilibrare la potenza dei meccanismi di offerta con la qualità della domanda. La domanda la esprime lei, eh? Non è che i fondi strutturali possono essere distribuiti in relazione alle capacità tecniche. Ma che scherziamo? Questo non va bene. Allora, da una parte è giusto quello che lei dice e quello che lei rivendica, e cioè di poter avere un'amministrazione che sia tecnicamente più in grado di. Ma è altrettanto vero, e su questo so che il nostro giovane ministro ha una sensibilità particolare, bisogna aiutarlo, bisogna modificare le regole del gioco, perché, ripeto, non è un concorso ai più bravi. Deve essere un'opportunità per tutti, naturalmente discutendo, selezionando, verificando la domanda, ma non tenendo un meccanismo che molte volte appare insopportabilmente burocratico. Grazie per questo intervento. Torneremo appunto tra poco dal sindaco.
Grazie per questo intervento. Dico, torneremo tra poco dal sindaco anche Italia, che vedevo annuire comunque su alcune cose che appunto diceva, però poiché è anche chiamato in causa Felice Scalvini, presidente di Assifero, vorrei chiedergli, viene diciamo naturale, quale sia il ruolo per le fondazioni in questo contesto. La prego il microfono. Mi sentite adesso? Sì, grazie. Sì, allora, buonasera a tutti. Intervenire dopo Carlo Borgomeo è ricevere assist che spero di riuscire a trasformare in canestri, visto che io a me piaceva giocare a pallacanestro, insomma, quindi perché il ragionamento finale di Carlo Borgomeo, che tra l'altro è concatenato con quello del sindaco che anch'io saluto con piacere, mi porta a fare una considerazione chiave sul ruolo delle fondazioni. Parlo delle fondazioni di Assifero, parlo delle fondazioni che un tempo venivano dette erogative e che adesso più complessivamente sono definite come enti filantropici. E la considerazione che mi sento di fare in continuità con quello che diceva Carlo è che le fondazioni devono essere, gli enti filantropici sono molto interessanti, molto importanti per il patrimonio di risorse economiche che sono in grado di mettere in campo, ma io non dico di più, sicuramente forse addirittura in egual misura, forse per il patrimonio di competenze che il sistema di rapporti che instaurano con i beneficiari, i titolari di progetti che vengono a bussare alle nostre porte per farci proposte, idee, iniziative e che noi sosteniamo, permette di accumulare nel tempo. Dopo alcuni anni che finanzi progetti in un territorio o su un certo tipo di attività, su certe linee, magari con dei bandi che ti hanno fatto entrare in interlocuzione con una molteplicità di soggetti, che hai visto come questi soggetti realizzano questo tipo di iniziative, tu, se sei attento, e gli enti filantropici stanno progressivamente diventando attenti, ma questa è la grande sfida che hanno di fronte per il futuro, e sei uno che magari è aiutato anche da qualche valutazione d'impatto che non nuoce, ma che non dovrebbe, sai quali sono le cose interessanti che vengono realizzate, quali sono i soggetti che vengono che operano meglio, e allora puoi avviare un'operazione che è diversa da quella che hai fatto fino a quel momento. Cioè non aspettare più di ricevere proposte, ma essere tu che vai a fare proposte. Diceva un mio conoscente, amico, uno con cui abbiamo collaborato a lungo a livello europeo, che il principio dello sviluppo era sostanzialmente uno, e io condivido. E il principio è: se uno è bravo, dategli i soldi. E le fondazioni, gli enti filantropici hanno la possibilità di sapere chi sono quelli bravi. E allora possono, con le risorse che hanno, sfidare quelli bravi a compiere un'operazione di cui io credo ci sia una grande bisogno nel nostro paese, che sono le operazioni di proliferazione e moltiplicazione. Purtroppo una formazione anche del mondo degli enti del terzo settore li ha portati a immaginare costantemente il loro sviluppo e la loro crescita e la loro affermazione. E anche il sistema dei bandi è un sistema che induce meccanismi competitivi. Voi immaginate se un ente filantropico, come alcuni stanno già operando,
avendo deciso che sul tema dell'intervento sulla disabilità nel proprio territorio c'è una realtà particolarmente efficace, che ha professionalità, capacità di integrazione, metodologie, relazione col sistema del volontariato, delle professioni, cioè una organizzazione molto performante, decide a questo punto di chiamare questa organizzazione e dire: miei cari, allora qui ci sono le risorse ad una condizione, noi le diamo a voi, ma voi questa vostra capacità la dovete trasferire ad altri soggetti che devono crescere e diventare bravi, capaci e, se vogliamo usare il termine di moda, impattanti, si può dire anche così, insomma, no? Cioè avere come voi, come avete voi, un impatto sociale visibile e sì, anche misurabile, insomma, no? Eccetera, eccetera. Quindi, perché noi sappiamo che voi state operando particolarmente bene. Capisco che è un cambio di... nel fare questo sicuramente non si pone più il problema che talvolta si pone anche con le fondazioni, di avere gli enti del terzo settore, si pone anche con le fondazioni e non solo con le pubbliche amministrazioni, che sollevava il sindaco di Siracusa, delle professionalità progettuali. Perché tu in realtà in quel caso, come ente filantropico, metti a disposizione le risorse. Sai tu che attraverso un'analisi dei tuoi interlocutori le sai calibrare, hai individuato un partner di cui ti fidi e lo sfidi non a crescere lui, ma a mettersi a disposizione della collettività, e insieme fate delle operazioni greenfield, oppure operando su soggetti che già sono in qualche modo in pista in quel settore, fate un'operazione di moltiplicazione, di fusione e di sviluppo. Io credo che oggi questa sia la sfida principale, più elevata, a cui sono chiamati gli enti filantropici e il mondo della filantropia istituzionale. Grazie. Abbiamo il tempo per un altro giro di interventi, però vi chiedo di essere più sintetici, perché purtroppo... Insomma, il tempo appunto è il tiranno e io ho questo ingrato compito. Però torniamo subito dal sindaco Italia, al quale vorrei chiedere se vuole ricollegarsi a quanto è stato detto, visto che è stato chiamato in causa più volte sul suo discorso. E poi, nella specificità di Siracusa, a suo avviso, da una sua analisi, quali siano i soggetti che si stanno muovendo maggiormente, possono essere più protagonisti, sempre più protagonisti a Siracusa, ecco, un contesto come quello siracusano? Beh, sì, intervengo volentieri a sostanzialmente richiamare e sottoscrivere il discorso che ha fatto il dottor Borgomeo, perché lo condivido in pieno. Se io dovessi raccontare i meccanismi, ad esempio, di agenda urbana, io penso che molti di voi, magari quelli che forse non lo conoscono nel dettaglio, non crederebbero a una tale follia di sovrastrutture e di difficoltà burocratiche. Però quello è un tema che poi ha trasformato, ha consentito di trasformare alcune collaborazioni con soggetti del territorio in attori del sistema e di alcune progettazioni di agenda urbana, e senza di loro noi non saremmo riusciti a portare a casa il finanziamento. Faccio un esempio su tutti: ANCE, ci troviamo di fronte a un programma con circa 5 milioni che riguarda l'opportunità di un finanziamento di 5 milioni che riguarda la riqualificazione di un immobile per fini di social housing. Se ANCE non ci avesse donato un progetto di fattibilità, il comune non sarebbe assolutamente stato in grado di realizzarlo, e non solo su questo, anche per la realizzazione di un parcheggio. Quindi devo dire, a forme associative professionali, ANCE ci sta dando una grossa mano, e anzi approfitto per ringraziarli. Non posso non citare l'Università di Catania. L'Università di Catania è attivissima. Abbiamo con l'Università di Catania un
una convenzione, un protocollo intesa in particolare sul tema della rigenerazione urbana e sociale, e chiaramente sarà il nostro punto di riferimento per tutto ciò a cui facevo un riferimento prima, cioè a quella rigenerazione dei luoghi, partendo, io condivido pienamente l'intervento del dottor Borgomeo, perché proprio lo vivo sulla mia pelle, e recuperare quella fetta importantissima che si va sempre più allargando di socialità nel nostro paese significa di fatto lavorare per lo sviluppo. C'è una parte, io scusatemi se ci torno, ma è una cosa a cui tengo moltissimo, c'è una parte di società italiana del sud che si sente tagliata fuori da qualunque tipo di processo e che vive il pubblico come un nemico da combattere o abbattere. Questo è colpa nostra. Abbiamo investito molto più in quantità che in qualità e abbiamo dimenticato che rigenerare un tessuto sociale si può fare, ma si può fare solo se partiamo da quei luoghi di cui la politica si è assolutamente disinteressata. Non posso non citare, mi dispiace che è presente perché potrebbe sembrare piaggeria, ma non lo è, io mi accorgo e testimonio che la presenza da qualche anno della Fondazione di Comunità Val di Noto a Siracusa ha già determinato un impatto, ha determinato una delle cose più difficili in una provincia, ovvero la capacità di aggregare e di mettere insieme alcune delle risorse migliori, proprio quelle capacità di cui parlava il dottor Scalvini, quelle capacità e quelle conoscenze che già sono in campo, che vanno messe a sistema e vanno sostanzialmente coordinate e indirizzate verso un obiettivo. Quindi io sono, come dire, non posso che non citare la nostra Fondazione Comunità Val di Noto, che per Siracusa di fatto ha un grande valore. Abbiamo anche un Impact Hub che fa e ha fatto molto bene, e devo dire che assieme all'Università di Catania abbiamo protocollo con l'Università della Sapienza a Roma, ma mi piace sottolineare tutto un substrato di nuove associazioni e soprattutto di giovani che si vogliono scommettere, che noi dobbiamo avere la capacità di coinvolgere. Stiamo lavorando molto a attività di democrazia partecipata e spero che porteremo a casa entro la fine dell'anno il regolamento sui beni comuni. Noi crediamo davvero moltissimo alla possibilità di ingaggiare un reale rapporto con i nostri concittadini, ma togliere tutti i filtri delle parole che suonano bene e dei proclami che sono poi privi di contenuto e renderci davvero capaci di portare a casa anche dei progetti piccoli, ma che poi si realizzano e si concretizzano in un vero valore, nella creazione reale di valore per una comunità. A me non serve creare un'infrastruttura milionaria se quella infrastruttura non determina una creazione di valore reale nella qualità di vita dei miei cittadini. Questa è la differenza complessiva e totale di paradigma sul quale noi dobbiamo lavorare. Scusate se sono lungo, ma sono temi che mi appassionano molto. No, va benissimo, la ringrazio molto, e tra l'altro emerge con un quadro molto interessante su Siracusa, che è un'isola felice, ma lo diventerà ancora di più se si riusciranno a perseguire queste strade. Grazie anche per aver citato un po' di esempi di realtà vive e interessanti. Carlo Borgomeo, secondo lei, partendo dall'esperienza di Fondazione con il Sud, che ruolo può avere l'impact financing in Sicilia? Dunque, rispondo subito a una domanda un po' difficile e un po' prematura, diciamo, per la Sicilia, per il Sud. Però volevo approfittare in maniera molto concreta del dibattito breve che c'è stato, perché diciamo resto anch'io molto allineato
all'approccio che il sindaco ha ai temi dello sviluppo, e quindi diciamo colgo questa occasione per sollecitare gli amici della Fondazione di Comunità a inventarsi qualche cosa con questo sindaco e poi ne parliamo. Possiamo sicuramente immaginare, lui ha detto una cosa che io condivido molto, piccoli, un piccolo progetto, però che si vede, subito, non che si annuncia a lungo e poi dopo chissà che succede. Pensateci, possiamo fare intanto tra di noi una riflessione e poi proporre al sindaco qualche intervento esemplare, perché questa sua sensibilità, che lui ha precisato non essere piaggeria né di circostanza, questo suo giudizio sul ruolo della Fondazione di Comunità è un giudizio sul quale dobbiamo investire tutti insieme, perché io penso che sia la premessa per qualche percorso interessante. Detto questo, alla risposta che la domanda che mi ha fatto, diciamo, c'è una risposta molto vaga. Rispetto, il tema è prematuro. Noi abbiamo visto oggi che ci sono sul tema dell'impatto, intanto, come ha detto qualcuno, c'è anche un po' di fuffa, cioè si parla di impatto quando non c'entra niente, diciamo, ormai è una parola di moda. Poi ci sono due grandi percorsi in atto. Il primo ce l'ha illustrato bene Federico Merola, e cioè Federico Merola ci ha detto che c'è in corso un processo interessante, difficile, io aggiungo qualche volta un po' contraddittorio, per cui il mondo profit, il mondo della finanza, guarda con grande interesse, oppure secondo qualcuno è costretto, grazie a Dio, a guardare con grande interesse ai temi della sostenibilità e ai temi dell'impatto. Questo è un percorso che va avanti, coinvolgerà un po' tutti i territori. Poi c'è un altro percorso sul quale siamo noi, è quello di sfidare il mondo del non profit ad utilizzare meccanismi finanziari innovativi, quali quelli della finanza d'impatto, che poi la esperienza che qui ha richiamato Massimo Giusti con il fondo Cefea. Su questo, naturalmente, per essere sinceri, c'è una fase di sperimentazione in corso, ma tra un po' di tempo io conto che con i risultati conseguiti sarà possibile generalizzare questo tema e finalmente i due percorsi potranno incontrarsi, cioè il profit che guarda ai vincoli imposti dalla sostenibilità ormai necessaria, sostenibilità, ricordiamoci sempre, ambientale e sociale, non solo ambientale, e dall'altra parte il mondo del non profit che si interroga e sperimenta meccanismi molto interessanti. Quindi rispetto alla sua domanda, con onestà intellettuale dico, è un po' presto, ma tutti insieme dobbiamo fare in modo da accelerare i percorsi che ho sommariamente descritto. Grazie. Presidente Scalvini, alla luce di quanto si è detto, qual è il ruolo per le fondazioni di comunità nei processi di sviluppo di un territorio come quello siciliano e quali sono le strade che si possono percorrere? Mi sembra che le fondazioni di comunità, e l'esperienza di Siracusa lo sta dimostrando, possono diventare degli agenti di sviluppo territoriale, soprattutto se, tornando sul tema che evidenziavo prima, sapranno coniugare la capacità di mobilitare risorse finanziarie con la capacità di mettere in campo competenze per valorizzare nell'insieme il sistema di relazioni che hanno dentro il territorio. Da questo punto di vista è fondamentale la partecipazione delle fondazioni comunitarie, almeno questo io sono convintissimo, a una rete associativa, perché vi faccio un esempio. Io sono presidente a Brescia di una fondazione che non è la fondazione di comunità, ma che svolge un'azione di sviluppo comunitario. Domani o lunedì, adesso dobbiamo vedere, dipende da Covid, dovrò incontrare, presumo a questo punto virtualmente, un'associazione che è una storica associazione di famiglie affidatarie, per ragionare con loro
a fronte di una loro richiesta, ma non di un progetto specifico, del fatto che sono, hanno prospettato alcune esigenze su come affrontare alcune loro iniziative di sviluppo. Dentro la rete associativa io so che un tema come quello che sta affrontando questa associazione bresciana è stato affrontato molto brillantemente con una metodologia ormai molto collaudata da una fondazione che sta con noi in Nassifero e che sta a Torino, Fondazione Paideia, tanto per non fare nomi. E quindi il ragionamento anche sulla scia di quello che facevo precedentemente è, avendo noi come fondazione conoscenza del territorio, dei suoi soggetti, avendo instaurato un dialogo che non è semplicemente mi presenti un progetto, te lo valuto, ti do due soldi, ma cerchiamo di capire di che cosa possiamo, qual è il percorso di sviluppo e di miglioramento della qualità della tua azione. Io ragionerò con loro, io, il mio staff, il segretario generale, noi ragioneremo con loro su come provare a sentire se Paideia è disposta a metterci a disposizione il know-how, cosa di cui sono sicuro perché ha già fatto altre operazioni del genere, e come insieme trasferire quel know-how e ricucinarlo ovviamente in salsa bresciana, che è il territorio della mia città, perché poi queste riproposizioni non è che debbano essere automatiche. Ma questo significa che è favorire questo tipo di operazione attraverso l'apporto anche di mezzi finanziari. Però ribadisco, l'elemento fondamentale del lavoro delle fondazioni comunitarie è quello di mobilitare e rimettere in gioco nel dialogo col territorio, con le organizzazioni del territorio, risorse non solo di carattere finanziario, ma avere la capacità di andare oltre. Grazie. Ci ha raggiunti il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, professor Giorgio Vittadini. Buonasera, professore. Allora, a questo punto chiedo di contribuire appunto a questo panel rispondendo già a una domanda che insomma si inserisce in questo contesto, cioè come la cultura, in che modo la cultura sussidiaria può aiutare la ripresa del Mezzogiorno, che è un tema ecco, a lei abbastanza caro e che lei molto esplorato. Ma secondo me l'idea che il cittadino isolato dialoghi con lo Stato è stata la distruzione del Mezzogiorno, perché primo ha incentivato l'assistenzialismo, cioè il fatto che lo Stato aiuta la persona a sopravvivere, questo è giustissimo, ma fa di questo intervento di breve periodo un intervento di lungo periodo, cioè continua a supportarlo in termini assistenziali con soldi che vengono girati. Questo è un errore per due ragioni. Primo, perché la sussidiarietà ha come punto cruciale la responsabilità della persona, non nasce semplicemente dal corpo sociale, ma dal fatto che la persona venga educata. Se io continuo a dare a una persona semplicemente degli incentivi monetari parziali e non aiuto lui a crescere, non viene fuori nulla. Secondo, perché non favorisco la crescita di opere sul territorio che siano prima risposta ai bisogni della gente. E terzo aspetto, perché questo diventa alternativo alla costruzione di quelle infrastrutture che permettono al paese di sviluppare. Allora, cosa vuol dire la cultura sussidiaria invece? Che l'educazione non è quando io sto da solo, è quando io mi aggrego in qualunque modo, associazioni, movimenti, parrocchie, sindacati, associazioni imprenditoriali. Lì la persona viene educata a prendere responsabilità e la storia virtuosa anche del Mezzogiorno è fatto di queste cose. È fatto delle cose che venivano dette prima, è fatto di realtà in qualunque livello dove c'è questa responsabilità, persino nei posti più fragili, il quartiere Zen di Palermo oppure Scampia di Napoli, mi viene in mente adesso
Maddaloni che ha generato un campione olimpionico facendo una palestra lì, o penso a realtà formative anche in Sicilia di grandissimo impatto come storicamente i Salesiani, ultimamente la Piazza dei Mestieri. Se io genero questi posti, la gente viene educata. Viene educata e prende consapevolezza di sé. E i soldi vengono moltiplicati. Se io invece penso di perpetuare una situazione di assistenzialismo, quell'attività imprenditoriale o sociale non cresce. E soprattutto le molte realtà che anche sul territorio sono virtuose non hanno questo tipo di, come dire, di ritorno. Noi siamo una volta di più a un bivio nel momento in cui abbiamo la potenzialità l'anno prossimo, lo dice il rapporto sulla finanza sostenibile del Recovery Fund, di favorire interventi che vadano in questa direzione. Allora, non so, la Fondazione per il Sud, per fare un esempio, è un intervento in questa seconda dimensione. Tutte le realtà sociali che sono anche al Sud hanno in questa direzione, le fondazioni bancarie vanno in questa direzione, aiutare realtà, aiutare opere che nascono e a quel punto chiedere, dal punto di vista di queste realtà, quelle infrastrutture necessarie per crescere, perché l'uomo, l'individuo singolo non è neanche poi in grado di capire quali sono i bisogni, anche in termini di ferrovie, di strade, di strutture sociali, perché è parcellizzato, perché non riesce neanche a esprimere una capacità politica. Quindi secondo me la sussidiarietà è la chiave di volta per superare una volta di più l'assistenzialismo. Io, come gli altri interlocutori di oggi, ormai 30-40 anni che mi occupo di Sud, per fare un esempio ancora, penso a una delle leggi migliori fatte, che è quella della legge De Vito, da cui nasce poi anche la grande protagonismo del Sud di Borgomeo, per esempio, che fece esattamente questo, aiutò piccole realtà a crescere, molte di queste sono ancora in piedi. È un modo diverso e sussidiare vuol dire aiutando qualcosa che nasceva dal territorio. Se noi non prendiamo questo tipo di posizione che si allea con le migliori energie del Sud, io penso che non facciamo una cosa tra le tante. Buttiamo via una volta di più i soldi e non incentiviamo quella responsabilità sociale che è il fattore più importante di cui oggi abbiamo bisogno. Bene, professore, grazie. Credo che fosse il tassello che mancava un po' al discorso, ecco, di questa tavola rotonda. E io a questo punto appunto ringrazierei il Sindaco Italia e il Presidente. Dottore, hai il microfono staccato. Grazie. Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, io vi ringrazio per questo panel. Dicevo appunto che il contributo del professor Vittadini credo che fosse il tassello mancante, ecco, un po' nella nostra riflessione di questa tavola rotonda. E vi ringrazio appunto per i vostri interventi e mi avvierei alla conclusione. A questo punto chiederei ad Alberto Brugnoli, che è il professore di economia applicata all'Università di Bergamo, ma direttore scientifico della Fondazione per la Sussidiarietà, in conclusione, ecco, un po' di tirare le somme di questo nostro convegno e anche quale sia la proposta di Fondazione per la Sussidiarietà per contribuire alla ripresa del Sud, anche di un contesto come la città di Siracusa, che è stato il nostro caso studio di oggi. Bene, grazie direttore. Mi sentite? Sì. Perfetto, grazie. Anch'io ringrazio subito il presidente Grasso e il sindaco Italia per aver voluto ospitare questo momento di riflessione e di presentazione del rapporto a Siracusa. Ringrazio anche tutti voi che siete intervenuti, anche perché realmente penso che sia stata una presentazione del rapporto, come dire, accompagnata da riflessioni molto interessanti
e che in qualche modo aiutano veramente a pensare allo sviluppo di un percorso che noi nel rapporto abbiamo contribuito a promuovere. Siamo certi, ma che sicuramente esige ancora tanti, tanti approfondimenti. Certo, noi quando il rapporto è stato pubblicato a luglio di quest'anno, del 2020, dopo la prima ondata della pandemia ancora in atto, e noi quando abbiamo cominciato a riflettere, a pensare ai contenuti di questo rapporto, praticamente un anno prima, era il luglio del 2019, certo non pensavamo che la realtà sarebbe cambiata in modo così veloce nell'arco di un tempo così breve. Però a partire da febbraio-marzo, con lo scoppio della pandemia, noi da subito abbiamo cercato di orientare i contenuti del rapporto per renderli utili a trovare delle soluzioni per una ripresa che sia sostenibile, realmente sostenibile nel medio e nel lungo periodo. Una ripresa sostenibile dei territori italiani già dentro la pandemia, perché non sappiamo quanto ancora ci accompagnerà, ma comunque sicuramente nel post pandemia che comunque prima o poi verrà. Ecco, da questi approfondimenti che sono continuati anche dopo la pubblicazione del rapporto, è nata l'idea di un programma per il Sud, Restart Sud, che nelle prossime settimane vorremmo cominciare appunto a sviluppare con un caso pilota a Siracusa, insieme al Comune di Siracusa e alla Fondazione di Comunità Val di Noto, con i quali abbiamo già appunto condiviso alcune riflessioni in merito, alcuni approfondimenti in merito, con loro e con tutti gli attori del territorio che anche grazie a loro si potranno essere coinvolti, e anche con gli attori non del territorio, ma che sono fortemente interessati al territorio stesso. Allora, se mi permettete, in 5 minuti, considerato ormai anche l'ora, io vorrei molto velocemente condividere alcuni elementi gli elementi sui quali stiamo un po' riflettendo caso pilota, per questo programma, diciamo, Restart Sud, e anche per questo caso pilota a Siracusa. Quindi, se vedete la presentazione, queste poche slide, grazie signor sindaco. Allora, come dicevo, sostanzialmente l'obiettivo che ci proponiamo con questo programma, che ripeto è maturato durante i contenuti del rapporto e a valle della pubblicazione dello stesso con gli interlocutori con i quali ci troviamo a ragionare un po' in giro per l'Italia, no? L'obiettivo è quello del programma Restart Sud, appunto abbiamo voluto denominarlo, è quello di favorire nel breve periodo un processo che sia realmente finalizzato a creare occupazione e a sostenere reddito, cioè ad andare su quelle due variabili che riteniamo quelle comunque decisive per la ripresa, no? E questo attraverso non degli interventi sporadici, ma attraverso un sistema di interventi, no? Quindi questa attenzione al coordinamento degli interventi. Attraverso cosa? Attraverso delle iniziative di sviluppo territoriale e di maturazione, di crescita del tessuto imprenditoriale del territorio stesso, per una ripresa, appunto, come dicevo, che sia sostenibile, cioè che coinvolga contemporaneamente la dimensione sociale, economica, ambientale e istituzionale, che in qualche modo vada oltre la pura distribuzione di sussidi per la riduzione del disagio, che sicuramente sono molto importanti, ma che non possono essere una politica per lo sviluppo sostenibile nel medio e nel lungo periodo. L'approccio è quello di un modello sussidiario e sostenibile, cioè che tenga insieme l'anima della cultura sussidiaria come radice di uno sviluppo che possa essere veramente sostenibile, no? Pensiamo che anche tutto l'accento che si mette sulla necessità di uno sviluppo che sia sostenibile in sede delle Nazioni Unite, ma dalle Nazioni Unite fino ai livelli territoriali, sia veramente realistico nel momento in cui si riconosce che alla radice di questa possibilità di sostenibilità non può che esservi una cultura sussidiaria, come una cultura sussidiaria una cultura solidale, no?
Quindi un modello che sia sostenibile, sussidiario e sostenibile di accelerazione di processi che in qualche modo riteniamo importanti per la ripresa dei territori. Nel contesto del meridione italiano, senz'altro, la riconversione e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, degli spazi urbani, delle infrastrutture verdi, sono un elemento decisivo per questa ripresa. In quest'ottica sussidiaria e sostenibile, questo tipo di modello non può non aver dentro delle nuove progettazioni di innovazione sociale, soprattutto in ambito socioculturale e ambientale, i casi di green economy, green energy innanzitutto, con la valorizzazione del terzo settore in tutte le sue dimensioni, ma in particolar modo pensiamo in questo momento anche con la forte valorizzazione delle imprese sociali. Un secondo, e questo chiaramente, questo primo elemento è un elemento fortemente che c'entra, che inerisce la dimensione della sostenibilità del progetto. La sussidiarietà, la dimensione della cultura sussidiaria viene immediatamente investita anche, oltre che dal primo, anche dai due successivi, cioè gli investimenti privati a sostegno della nuova progettualità attraverso modalità innovative di finanziamenti e di gestione, ne abbiamo sentito tanto parlare anche oggi, e poi ne abbiamo visto delle esemplificazioni splendide anche oggi, il ruolo propulsivo delle fondazioni bancarie e delle fondazioni di comunità. Non mi soffermo ulteriormente su questi elementi, una battuta sugli attori, perché i progetti, la capacità progettuale è senz'altro una delle capacità di cui abbiamo più sentito la mancanza in Italia, non solo nel sud, in generale negli ultimi decenni e negli ultimi anni, tra l'altro anche in forza di questa mancanza, di questo limite, che abbiamo perso tante opportunità anche nel panorama europeo. Quindi la possibilità di promuovere un processo che irrobustisca capacità progettuali è senz'altro importante. Ecco, chiaramente i progetti sono fondamentali, ma il nodo rimangono gli attori, cioè coloro che possono concepirli, che possono promuoverli, che possono non riconoscere quelli che sono decisivi, che possono, no. Quindi la maturità e degli attori, in qualche modo la possibilità che questi attori lavorino insieme, no? Ecco, pensiamo che questi progetti possano avviare comunque una nuova fase se gli attori arrivano a condividere veramente una visione, una passione comune. Io penso che anche oggi di questo sia stata data un'esemplificazione molto bella. Io ho ascoltato molto volentieri e con forte interesse, oltre alla presentazione del rapporto che i colleghi hanno fatto, e tutte le volte che sento SEGEA, SGR e Merola con il progetto Arpinge parlare, scopro degli elementi nuovi. Oltre a loro, sono stato molto contento del dibattito e della tavola rotonda, perché oggettivamente gli attori attorno al tavolo hanno un'idea che va nella direzione di una visione comune, di una passione comune, no? E questo veramente può fare la differenza. Può fare la differenza, può aiutare a maturare dei progetti significativi, può mobilitare in modo adeguato le risorse che ciascuna comunità possiede. Il ruolo delle fondazioni bancarie e delle fondazioni di comunità come perno, diciamo sul territorio di questo processo, ognuno con le proprie caratteristiche. La Fondazione con il Sud da tempo svolge questo ruolo di catalizzatore di processi di sviluppi di imprenditorialità e di innovazione sociale. Le fondazioni di comunità pure hanno le loro specificità, e sempre di più possono svolgere un ruolo, quel ruolo che anche oggi il tavolo ha loro riconosciuto: starter del dialogo fra gli attori, moltiplicatore delle relazioni territoriali, soggetto autorevole nell'identificazione di bisogni e di risposte. Comunque sono realmente il soggetto che può favorire l'aggregazione delle progettualità territoriali e non saltando il territorio, ma guardando i processi di trasformazione e innovazione che già sono in atto e aiutando anche a mobilitare le risorse private. Termino con il percorso che ci proponiamo di favorire per quanto sarà possibile, ma ci crediamo fortemente, ci sembra realmente che Siracusa possa essere un caso pilota molto interessante. Va bene, il quadro di riferimento è la strategia dell'Unione Europea
definita e presentata dalla Commissione europea. Siamo all'interno appunto di questo Green Recovery. L'obiettivo sarà quello di identificare la progettazione pregressa, perché esiste comunque una progettazione pregressa capace di intercettare e di promuovere innovazione, reddito, inclusione sociale. Allo stesso tempo la costruzione di una mappatura degli stakeholder che sono già attivi e che sono attivabili sul territorio, che potrà guidare la costituzione dei network di attori da coinvolgere all'interno dei differenti gruppi di lavoro. La metodologia fondamentale su cui basiamo l'approccio è la costruzione del progetto in concerto con gli stakeholder attivi e attivabili sul territorio, appunto in un'ottica di progettazione che sia sempre più focalizzata sull'implementazione di servizi e produzioni green in ambiente urbano. In base a queste progettazioni pregresse che già sono in atto anche sul territorio, i vari gruppi di lavoro potranno anche identificare linee progettuali concrete da implementare. Ecco, la cultura sussidiaria che condividiamo e che riteniamo di condividere con tutti voi è l'elemento di integrazione, non può che essere l'elemento di integrazione tra i differenti attori più o meno sistemici sul territorio e non sul territorio per sviluppare i progetti che verranno identificati, e l'idea è di implementare dei casi pilota che possono essere individuati tra quelli proposti, sviluppandoli nelle diverse fasi di progetto, anche con la costruzione di nuovi canali di finanziamento con tutti gli attori, anche non del territorio, ma che hanno un forte interesse sul territorio, che appunto sono interessati a coinvolgerci. Per rispondere alla sua domanda, direttore, ho provato a essere sintetico, ma questo è un poco il percorso che ci proponiamo, e mi sembra sinceramente che devo dire innanzitutto che è stato suscitato in questi anni, in questo periodo, appunto dalle relazioni con tante fondazioni, sicuramente tra le principali, in primis la Fondazione con il Sud. Sicuramente tutto il percorso che stiamo facendo con gli ultimi rapporti annuali della Fondazione che abbiamo promosso, ci sembra possano favorire questo tipo di percorso. Ringrazio ancora veramente tutti per l'ospitalità, appunto il Sindaco Italia e il Presidente Grasso, e tutti per essere intervenuti, e lei direttore per aver coordinato e moderato questo momento di presentazione. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi tutti e grazie al nostro pubblico che ha seguito questo incontro e che avrà modo di vederlo ancora. E, insomma, ben felice del fatto che ci sia anche un risvolto più che concreto, ecco, di quello che abbiamo detto, dei prossimi passi. A noi giornalisti non resterà che raccontarlo al grande pubblico. E, grazie ancora e a presto.